Stasera abbiamo dovuto soffrire perché gli spazi non ce n'era, tutte le volte che mettevamo la palla non c'era mai quell'episodio che ci premiava, però sai, finché la partita non finisce c'è sempre la speranza, e la speranza è l'ultima a morire, difatti nell'ultima azione abbiamo fatto gol. Cosa si poteva fare meglio per non arrivare a soffrire fino al 94esimo? Bisognava stare attenti su quel calcio piazzato e basta. L'unica cosa che potevamo fare meglio è lì, perché ci siamo dislocati nella maniera che normalmente facciamo, ma siccome si sapeva che la mettono sul secondo palo per metterla in mezzo, lì non eravamo dislocati nella maniera giusta, e quindi bisogna stare attenti in futuro, quando c'è queste situazioni, di essere bravi a cercare di portare densità anche sul secondo palo. Mi sono trovato lì e ho fatto gol, penso che sia stata l'emozione più bella della mia vita fino adesso, da quando sono a Pescara, perché ho sentito il boato dello stadio, tutti in piedi, quindi penso che sia stata la cosa più bella della mia vita per adesso. No, io non ho programmato niente, io vivo la giornata, non programmo, vivo la giornata, e come sempre detto, vivo di sogni, perché i sogni sono l'essenza della mia vita, mi fanno sentire vivo, e cerco di sognare, ma cerco di lavorare, ma tanto, tanto, tanto per poterli realizzare. Quindi la maggior parte del mio tempo, finché non vado a dormire, lo dedico a questo che per me non è un lavoro, ma è una passione, e quindi ci metto tutto me stesso, anch'io ci metto il cuore nel cercare di aiutare questi ragazzi ad avere poi la domenica maggiori sicurezze.